Eccoci qua, bentornati a tutti e a tutte sui canali di PG Esports direttamente dalla PG Arena nella Milan Games Week. Game 3, 1-1, palla al centro. Palla al centro in una partita stracombattuta, giocata da entrambi i team in modo perfetto. Ci sono stati piccoli errori sia da un lato che dall'altro, ma ora voglio vedere un cambio di gioco dal lato Exceed, perché hanno perso questa partita sbagliando sia in draft sia poi nell'esecuzione di quella draft. Soprattutto parlavamo prima di un Varus che secondo me a questo punto non mi ha convinto. Cercare qualcos'altro, cercare qualche pick, come per esempio Felios potrebbe essere un'ottima soluzione, cercare qualcosa di diverso. Non ha vinto la fase di corsia con Renata, che è quello che vuole fare, e non è riuscito a impattare neanche a livello di danni. Non ha avuto effettivamente quel game changing potential che poteva avere, e a questo punto io lo rivedrei da un'altra parte della mappa, che potrebbe essere in corsia centrale con una Comet, anche, una build potenzialmente anche AP che va a dare molto fastidio all'interno della partita. Oppure optare per altro, hai una champion pool di AD carry molto ampia da cui, tra cui optare, quindi perché accontentarsi di Varus? Avevi disponibile Aphelios, avevi disponibile un Ezreal, una Xayah, c'era tanto che potevi fare. Accontentarsi di un Varus perché sembrava la cosa che funzionasse di più in assoluto è forse un po' riduttivo, e si potrebbe rivedere questo tipo di composizione. Sì, rivedere partire proprio da quel Varus, soprattutto perché è stato preso proprio in R1, quindi è stato sia nella partita precedente preso il B1 selezionato proprio subito all'inizio della draft, andava a impostare in parte una draft già sbagliata, che in realtà aveva anche senso, perché in molti casi, per quanto anche non è riuscito a fare quello che voleva, comunque era in un buono spot, appunto perché doveva eliminare un componente dell'FN fondamentale durante un teamfight, che poteva variare appunto da fight a fight, ma non è bastato. Non è bastato, e difatti le FN hanno tirato dritto, rotazioni perfette, non hanno avuto neanche, non hanno dato la possibilità agli avversari di poter respirare all'interno della mappa. E soprattutto non hanno avuto la possibilità di poter sfruttare la Suprema di Mordekaiser, cosa su cui si pensava facessero molto più affidamento. E doveva essere anche lì un elemento tolto dai problemi degli Away From Normal. Non è andata così. Io non ho visto una ultimate di Mordekaiser, un regno dei morti ben piazzata che desse spazio al team di Exceed per poter essere efficace. Ci sono state delle belle azioni, non al meglio delle forze degli Exceed. Sì, secondo me possono fare molto di più, soprattutto non dare risorse come c'è stato prima agli Exceed nei primi livelli, quindi nei primi minuti non è proprio la cosa corretta dare quelle kill e subito iniziare a far buildare quegli oggetti importanti per loro, che soprattutto su Ari, su Kreeves. Hanno dato troppo vantaggio a questi FN, gli hanno dato proprio la possibilità di dire ok, voi giocate. E non è quello che dovrebbero fare questi Exceed, devono cercare di snowballare, prende qualche campione, può essere molto più aggressivo rispetto a quello di prima. A questo punto rimetti Blitzcrank, che ha funzionato nella partita precedente, potrebbe essere un rewatch ben gradito. Ed effettivamente questo è un'opzione da valutare, perché Renata ha fatto bene, ma non era messa nelle condizioni più favorevoli possibili per poterlo rendere efficace. A questo punto veramente tanto vale la pena optare per Blitzcrank, che comunque non è stato bannato. Non vale la pena, abbiamo visto nel circuito Tormenta, bannare così tanto i support perché sono delle aperture, ma il tuo problema vuole essere la di carry e preferisci togliere dalla composizione a di carry come Kai'Sa, in questo caso, come altri elementi problematici anche per la corsia centrale, Azir, piuttosto che andare ad influire su un support. Hai nominato bene tu, fra la lista di AD carry che hai nominato, proprio Xayah. Xayah era stata storicamente presa proprio contro Kai'Sa. A questo punto mettere un Rakan forse ti trovi in uno spot un po' difficile. Sì. Ma anche una Xayah Rakan, ma comunque Xayah in quella corsa inferiore può fare tanta differenza, soprattutto per giocare contro un campione che a questo punto verrà sicuramente scelto e ha preso un'importanza fondamentale in questa serie, perché sappiamo bene come campioni che vadano appunto a vincere riescono a prendere importanza, come appunto Varus è stata nella finale dei mondiali, qui sta avendo l'effetto opposto, quindi a questo punto cambiare sicuramente può fare tanto, e non cambiare quella che sa può essere una scelta migliore dipendentemente da quello che andando a piccare gli avversari.
Ricordiamo a tutte e tutti che piccare Varus non equivale ad avere uno smite in più per tutte le volte. Comunque magari bisogna fare affidamento sul proprio jungler, che utilizzi correttamente lo smite e che vada ad essere aggressivo all'interno della corsia. Mi è piaciuto molto, ripeto, il Viego degli Exceed in questa seconda partita, non ha avuto un follow up efficace. Nel frattempo vediamo una bellissima statua di Cho'Gath, Rammus anche, che dopo voglio assolutamente andare a vedere anche io perché sono bellissime. E voglio qualcosa di diverso per la corsia inferiore, voglio una corsia inferiore per gli Exceed che permetta di far brillare la condizione più favorevole per Shield e Berto, perché sì, possono fare bene, Shield è un ottimo support e Berto necessita di un agente abilitante che lo metta in buone condizioni. Varus, se non snowball all'inizio, è davvero lento a prendere piede. Sì, assolutamente, hai descritto benissimo la situazione in corsa inferiore, di dargli proprio importanza, per quanto anche la rotazione dei jungler proprio nella prima rotazione è stata verso quella corsa inferiore, non è bastato, perché poi Viego non è riuscito a prendere i gold necessari, non è riuscito a snowballare, che è un po' quello che vogliono fare l'exit. Cambia side, una cosa che non avevamo detto, c'è appunto questo cambio di side, l'exit si rendono conto che il red side non è tanto comodo, soprattutto sapendo quello che gli FN vogliono andare a proporre. A questo punto proponi tu, cerca di essere più, prendere tu prima quei picchi importanti come per esempio Sejuani, come per esempio Kai'Sa, e impostare il tuo piano di gioco e gli avversari si dovranno adattare di conseguenza. Potrebbe essere che una proattività concessa agli Exceed gli dia uno spike in più per poter andare verso il loro game style preferito, cioè quello di acquisire risorse molto presto, andare per la prima uccisione, avere una di carry che può snowballare molto bene. Potrebbe effettivamente essere il momento di una Jinx, di una Felios, perché no? Sì, anche quei campioni da per scaling, che fra l'altro Vayne Sivaz sa giocare molto bene, quindi sapere che anche lui può andare di questi campioni può essere una cosa positiva e negativa in base a come vuoi andare a costruire tutto la draft. Come vedi, sono due coppie, una per noi e una per te. Mi piace più quella blu, quella... quella blu non è niente male, devo dire, bella. E nel frattempo che attendiamo che si preparino i giocatori e le squadre, stanno facendo un ultimo brief e controllano che tutta la strumentazione sia corretta, vorrei chiederti quali sono i player che finora ti hanno più colpito dal punto di vista delle giocate, che hanno fatto le scelte migliori, hanno individuato gli spot più favorevoli da entrambi i team. Io direi Jacko, perché anche nella partita con Viego ha giocato un bel Viego che non è bastato, perché comunque non ha preso tante kill, aveva dato soprattutto assist agli avversari, ai suoi propri compagni, ma in questa partita è stato decisivo, ha preso gli obiettivi che servivano, ha spottato la priorità nel migliore dei modi e ha bloccato i movimenti del jungler avversario. Quindi per ora Jacko è quell'uomo in più degli FN. Hanno la possibilità effettivamente con Jacko di andare verso un'ennesima vittoria? Sì, potrebbe essere una condizione estremamente favorevole a loro. Fatecelo sapere anche da voi che seguite da casa nella chat con i vostri hashtag con cui potete tifare la vostra squadra preferita. Dal lato però Exceed io vedo un jungler molto molto interessato, vedo Ryujin che ha fame di conquistare questa finale e sta giocando al meglio delle sue possibilità. Credo che la sinergia con la corsia superiore debba avere un esito più proattivo, più efficace, serve qualcosa di diverso da questo. E ora vediamo che Ryujin ha giocato molto bene, Leniv con questo game di Mordekaiser ha avuto un momento di defiance che può recuperare in questo game 4. Stavo già andando verso un epilogo futuro, di un certo il futuro, tipo. Ritorno al futuro, ma ci siamo appunto in questa terza selezione dei campioni, partono subito i ban molto simili a quello che abbiamo visti anche nelle partite precedenti con l'inserimento di Blitzcrank.
Quindi sanno questa cosa l'Xyz perché Fede è un ottimo utilizzatore di Blitzcrank e può andarla a eliminare. Stessa cosa per Seraphine, esatto. Ma per la corsia centrale per Asmodeo, quindi va a eliminare quelle ottime combo combo, ma c'è ancora tutto disponibile. A questo punto per l'FN puoi andare a bannare Sejuani, oppure bannare Syndra e vedere chi andrà a prendere Sejuani, perché è un power pick importantissimo in questa draft e non voglio vedere Varus. Difatti c'è Sejuani proprio per Lenny. Una Sejuani che potremmo vedere riproposta in giungla come abbiamo visto in game 1 e non è ancora spostato. Lenny tra l'altro preferisce giocare campioni, sicuramente Sejuani potrebbe essere un'opzione, ma preferisce andare verso qualcosa di un po' più aggressivo. Sì. Una cosa che vorrei farti notare è che non abbiamo ancora visto nessuna attenzione verso Aatrox. Sì, infatti forse è meglio così, perché sono entrambi giocatori che vanno a giocare molto bene Aatrox, forse sono resi conto che ha perso potere in questo meta, pian piano hanno iniziato a giocarci contro e difatti sono andati a prendere Ornn, in modo da avere, nel caso in cui dovesse andare in corsia superiore Sejuani, un'ottima risposta a quel campione. C'è Vigo disponibile, Graves disponibile, Jacko fa sì con la testa, vuole andare questo Graves perché vuole portarsi in spalla tutto il team e c'è riuscito proprio nella partita precedente. A questo punto puoi andare a prendere Vigo che ha un'ottima sinergia, quindi va a mettere un ottimo carry dalla giungla e poi addirittura andare a cercare di impostare una corsa inferiore, quindi andare a impostare come detto una Velios, c'è ancora Kassia disponibile o addirittura Lucian e qua devi andare a prendere Nantero. Vuoi avere Lucian? Qua devi avere Nantero, assolutamente, e di fatto arriva proprio il picchino. Lucian e Nami tornano con una duo bot scoppiettante, li conosciamo, il potenziamento della Lady Nami sugli autoattacchi di Lucian può andare a spikeare molto bene anche sull'autoattacco potenziato e ravvicinato grazie all'aumento dell'attack speed per la di carry in corsia inferiore per gli Xyz ed ora potremmo effettivamente vedere qualcosa di diverso, una Karma che non è detto che si piazzi come support, potrebbe piazzarsi in corsia centrale e avere una Asmodeo tra l'altro che aveva pieno accesso ad Ari. Sì, infatti, ma non c'è ancora la possibilità di andare a prendere Ari mentre che Karma in corsia inferiore, quindi c'è ancora questo tipo di flessibilità dalla FN e che Red Side fa veramente tanto, sapendo anche che puoi non rompere il flex proprio appunto in R4 e andare a prendere un anti-carry, perché ancora gli anti-carry sono disponibili per loro. Dalla Xyz devono andare a bannare appunto questa tipologia di campione. C'è Caitlyn che va a dare molto fastidio a quello che vuole fare Lucian Nami, quindi vincere la fase di corsia. C'è ancora Kai'Sa disponibile, c'è ancora un Hyper Carry che Tiwaz sa giocare molto bene, quindi Jinx, quindi Aphelios, ha giocato anche Twitch alla finale di Lucca, quindi andare a bannare su di lui può essere utile ma non così tanto. E dall'altro lato ovviamente devono andare a coprire la corsia centrale, quindi Koichi, perché ancora non ha selezionato un campione e questo va appunto a fare veramente la differenza. Vediamo i ban che si continuano a protrarre verso la corsia centrale dal lato Away From Normal, in cui vediamo Sylas privato da Koichi e anche questo Swain che potrebbe piazzarsi anche, no, perché effettivamente c'è Nami. Possibilità sì, AP carry o support, ma in questo caso. AP carry o support effettivamente sì. Potremmo avere delle sorprese, ma era esattamente per disinibirlo in corsia centrale. Nautilus bannato a Fede e ora sarà costretto a piccare qualcos'altro. Potrebbe essere una Leona perché comunque Fede apprezza molto il playstyle di un hard engager con sì. Un kit basato sui controlli, quindi potrebbe essere un'opzione. Ma quello è un Ezreal e ricordiamoci, quella Karma potrebbe ancora essere affiancata ad Ezreal e sappiamo che è una sinergia molto buona grazie al buon posizionamento. Potremmo ancora dover vedere il mid laner degli Away From Normal. Sì, ma a questo punto con il pick di Ezreal vuoi andare a mettere Karma in corsia inferiore, appunto, vai a prendere la D-Carry, devi scoprire le proprie carte in corsia superiore e difatti c'è addirittura una Gwen con un matchup forse anche un po' difficile con Ornn, perché ti dà dei rallentamenti, dà dei controlli molto difficili, vuole giocare intorno alla nebbia Gwen, ma in realtà Ornn può entrarci tranquillamente dentro questa nebbia di questa nebbia di Gwen. Può essere una scelta molto buona, come può essere un coin flip, ma come in realtà un coin flip anche quello di Yore, che viene messo in corsia centrale perché hai i danni, hai il danni AP appunto dalla corsia superiore,
e chiudere il quadrante, puoi andare a prendere anche Cassiopeia, può giocare bene contro... ti servono comunque danni a B da quella costa centrale per gli FM. Non mi dispiacerebbe neanche vedere Ivern, nel mio cuore io ci spero, sappiamo sì. che è un over e che non andrà ad andare in... L'andata degli evocatori sarà infatti Lissandra per Asmodeo, un control burst dei mage che ha un kit molto versatile, ha la possibilità di avere quasi una zona integrata grazie alla sua prigione di ghiaccio e infatti vogliamo vedere come lo gestirà. Allora, quindi abbiamo una... si sta impostando una partita con una corsia inferiore scoppiettante, perché da un lato c'è un forte poke, ma dall'altro comunque ci sono degli ottimi scambi proprio tramite Usiannami, tramite Full Strike. Ci sarà priorità da parte di Ezreal Karma in alcuni spot, soprattutto nei primi livelli, e questa cosa deve andarla a sfruttare Jekko, appunto per andare a giocare qui per bloccare la vittoria della lane da parte degli avversari, perché non puoi farli vincere Usiannami, altrimenti vai verso uno snowball e sappiamo bene come gli Exit gestiscono bene questo snowball. Ci sarà molta attenzione verso la corsa inferiore in cui Usiannami vogliono sfruttare l'early game. First Blood su Lucian oppure la draft degli Exceed potrebbe vacillare fortemente. Può sicuramente recuperare anche in una seconda battuta, ma non ha lo stesso spike di quello che potrebbe avere se conquistasse la prima uccisione e iniziasse a pushare infinitamente verso una corsia tra le Karma che hanno una possibilità di pushing leggermente inferiore. Sì, ok, Karma può andare a rallentare l'ondata con il potenziamento della sua suprema sulla Q, ma non deve farmare Karma, è Ezreal che ha il compito di acquisire risorse, quindi sarà necessario una gestione di wave molto più capillare di così, mentre Lucian può tranquillamente prendersi la libertà di pushare e posizionarsi e nel momento in cui potrebbe connettere una bolla di Nami, mettere un setup perfetto Q e su Lucian, e Lucian ha tutte le carte in regola per avere l'uccisione. Vero. E nel frattempo in corsia centrale vediamo come Lissandra gioca anche molto bene intorno a possibili campioni assassin, appunto come Ione, che a questo punto preferirei andasse in una build off tank, lama nera e rovina e guanto di ghiaccio ardente, perlomeno per contrastare i tanti danni che ci sono dall'altro lato, perché comunque c'è Ezreal, c'è Graves e vuoi andare in una build del genere per essere un po' più tankoso. Vedremo un pochettino perché stiamo entrando. Signori e signori, vi possiamo dare il benvenuto all'interno della landa degli evocatori. Exceed dal lato blu della mappa contro Away From Normal dal lato rosso. Ok, ok, e vediamo un pochettino quali sono anche i setup, perché c'è un Graves che ovviamente ripiede l'esto, ma potrebbe andare anche nella build più difensiva, diciamo, da succhiasangue, anche perché c'è Gwen, c'è Sejuani, c'è Yone, ci sono campioni in cui andare a proccare quella cura e può essere molto comodo. Come ho detto, Jekko può sfruttare la possibile priorità in corsia inferiore che ti può dare in alcuni frangenti per aggredire Usiannami, che ti possono anche vincere un 2v3, soprattutto sotto torre, quindi non è così scontata come aggressione. Sono lane molto difficili da aggredire per Jekko, c'è comunque Yone, c'è Gwen in corsia superiore, è molto difficile per lui. Rivediamo però una costante della partita dall'altro lato, una costante vincente effettivamente di Xid, cioè Ryujin che si mette da lato il suo essere carry per appunto andare verso una Sejuani. Jekko però sotto visione viene visto e quindi Sejuani potrebbe pattare di conseguenza, infatti parte anche nella corsia superiore spottata appunto dalla mano che è stata data dalla top lane, quindi entrambi vogliono dare importanza a quella corsa inferiore in cui prendono proprio priorità. Tivaz e Fede, Shield prova a tenere distanti i propri avversari e nel frattempo, rallentati da Fede, trovano un momento in cui sono costretti ad indietreggiare. Tra l'altro, una cosa che volevo dire è che Jekko si è posizionato molto si è posizionato letteralmente di fronte al red buff che è stato wardato preventivamente da Ryujin, quindi Ryujin sa benissimo che lui è partito dalla parte superiore della mappa e anche qua Koiji ha una situazione piuttosto particolare rispetto a Yone e Lissandra, perché ha un kit corpo a corpo, mentre Lissandra ha tutta la quiete e la tranquillità per poter agire dalla lunga distanza. Ryujin si sposta verso la corsa centrale e potrebbe trovare un primo gank. Infatti parte ora proprio l'ingaggio, viene immobilizzata, Asmodeo può scappare tranquillamente senza problemi, ottimo anche il posizionamento in base all'informazione che aveva
proprio come hai detto tu, Dzeko non è sotto visione, prendo priorità, Fede Tivaz, potrebbe partire l'aggressione, perlomeno per mettere sotto scacco questa due lane molto forte, sei costretto a limitarla. Devi far vincere Ezreal Karma, soprattutto Karma che è un campione che vuole andare ad aggredire e vincere questa fase di corsia. Caricano alcuni danni, costringono ancora una volta Lucian Nami a non avere una situazione di dominanza, ma si fighta al lato rosso appunto perché questo red buff dava la possibilità di avere un po' più di pushing da parte di Ryujin, ma è costretto a cederlo perché guarda Dzeko come si prende con prepotenza la mappa avversaria e praticamente Ryujin in questo momento si è percepito aver paura di sbagliare in un certo senso, perché sai che se inizi a fightare dai uccisioni gratis a Graves stai sì. facendo inclinare la partita. E abbiamo visto come Invade possono fare veramente tanto, un'aggressione a questo momento può prendere la partita da un lato o dall'altro, sicuramente Graves sapeva dell'informazione, cioè che sapevano che gli avversari avevano informazioni su di lui e li ha presi un po' off tempo. Va a coprire la corsia centrale perché sa che potrebbe riuscire a creare nuove, difatti c'è la smodeo in avanti. È riuscito a posizionarsi in avanti, prova smodeo a sopravvivere, flash ora e non è più disponibile, la bolla connette e la prima uccisione sarà conquistata da Ryujin. L'azione di Fede forse non basta, prova l'aggressione ma potrebbe addirittura rischiarci le penne. Immobilizzato da Fede, costretto anche Nami a riposizionarsi e potrebbe non sopravvivere abbastanza Ione per poterlo raccontare. Allora, si connettono i controlli e Ryujin prende una seconda uccisione. Ryujin con Sejuani è devastante, più di un altro carry, è impressionante. Altra kill per lui ed ora setup molto solido per questi Xyz, perché per quanto avevano perso anche pressione proprio dalla giungla per quell'invade di Graves, ora tende dalla propria parte il tabellone e hanno soprattutto risorse su un jungler che può bloccare tanto di quello che vuole fare l'avversario e soprattutto ingaggiare pesantemente. Le rotazioni di Fede non bastano, perlomeno quella di prima non è bastata, anzi forse era anche di troppo, quindi per ora Shield anche a livello di rotazione sicuramente è più avanti rispetto all'avversario. Si aspetta solo il momento propizio per provare ad inserirsi in quella corsia centrale. Vediamo che effettivamente Koiji non sta azzardandosi a riposizionarsi e Dzeko ha subito molti danni da Sejuani. È un tank Sejuani, ricordiamolo, perché forse ce lo dimentichiamo, è un tank. Scarica ogni tanto può sfuggire. Ricordiamo che comunque rimane un tank. In corsia inferiore non è stato superiore non è stato inquadrata più di tanto, anche perché per ora bisogna aspettare in questo tipo di matchup. C'è una Gwen che potrebbe aggredire, ma un Ornn che si difende sicuramente molto bene. C'è per ora Fede e Tivaz che pushano appunto questa wave e mezzo praticamente sotto torre per trovare un ottimo recall, perché ancora non era ritornato in base. Spike importantissimo per Koiji, perché ha preso i gambari del Berserker, quindi spike importante per lui, penso ha finito anche la build, possiamo concludere qui la partita, mancano solo 10 morti e poi siamo a posto. Anche se gli uomini sono fratelli, dai. Per ora la sta gestendo molto bene in realtà, perché se guardiamo il farm rispetto a Lissandra ha vero. Veramente 6-7 ok minion di differenza, che in questo momento però aiutano a poter avere delle risorse molto prima, e ricordiamoci che ora Lissandra non è presente nella sua corsia, quindi sta avendo libero accesso, non facendo un follow up è costretto a pushare quanto più possibile proprio perché Lissandra ora si sta riposizionando, prendendo molti danni perché era stata in un certo senso predictato quel riposizionamento ed è stata trovata lo stordimento di Nami. Eh sì, qui hanno provato ad essere aggressivi, ma Asmodee deve stare molto attento perché la bolla è stata fondamentale per bloccare un ingaggio. Volevano essere aggressivi per andare a prendere il Drake, ora non dico che dovrebbero lasciarlo, ma potrebbe esserci la possibilità che il Drake venga preso l'avversario. È un Drake singolo, infernale, non è importantissimo, ma abbiamo visto come gli Xyz vadano a impostare il proprio stile di gioco intorno a questi obiettivi. Nel frattempo in top lane... Ok, abbiamo visto letteralmente Ornn scomparire e questa è una Gwen che sta iniziando ad acquisire risorse. Come al solito, un tipo di draft da parte degli Xyz che va per l'hyperscaling. E quando hai una Gwen che ha conquistato un'altra uccisione, siamo quota 3-0, fa veramente la differenza, Berto! Vanno a continuare, prova, Tivaz invece riesce ad abbatterlo, però sono 2v1, ormai non c'è più niente da dire. Ryujin conquista la sua terza uccisione.
qui l'Xid stanno impostando la partita proprio su questo snowball. Ok, ha preso una kill Tiwaz, ma alla fine comunque vantaggio solido di questi Xid di 2000 gold, che ora possono andare a portare questo vantaggio anche verso la corsia superiore, perché no? Perché possono sfruttare la priorità per aggredire e soprattutto andare verso il messaggio della Landa. A questo punto sono curioso di vedere com'è andato questa aggressione in corsia superiore. Lin ha sboccato il 6, ha aspettato di avere proprio il vantaggio di un livello. E poi i danni sono comunque tanti di Gwen, che non fa così tanto male, ma scala ancora dannatamente bene. La svolta che ha permesso a Gwen di conquistare l'uccisione su Ornn è stato avere l'ustione disponibile. Aveva poche HP, volevo approfittarne. Forse non era nemmeno così necessario utilizzarla. Forse non si sarebbe garantita la kill. Ma ci spostiamo in corsia centrale perché stanno arrivando questi Xid. Non hanno dubitato minimamente che ci fossero gli FN dall'altra parte. E Moto era lì presente, ma Koiji si stava esponendo tanto. Non è stato punito. Come stiamo vedendo, in realtà l'importanza in corsa centrale c'è stata, ma ora non più. Quindi c'è stata proprio nei primi livelli ed ora si sta lasciando anche Koiji stare un po' tranquillo, soprattutto farmare veramente bene e staccare il proprio avversario a livello di farm. Cioè vediamo che ci sono 20 minion di differenza, che in midlane sono tanti. Quindi, sono tanti. A questo punto non mi capaccio perché sei andato a prendere Lissandra. A questo punto preferivo un altro tipo di campione, che poteva perlomeno bloccare quello che voleva fare Ione, appunto, come ho detto anche prima, Cassiopea. Ora Moto rischia, perché ormai i danni ci sono da parte di Leniv e non puoi permetterti questi scambi. Per carità, sei Ornn, puoi anche perdere la fase di corsia, ma non puoi dare però nel tempo stesso dare troppe risorse a Gwen. E ora vediamo come Gekko si sta prendendo nella sua tranquillità tutta la sua giungla senza essere disturbato. Ma torniamo allo scenario di prima, flash forzato e il ricamo fatale non sembra più un overusing della tua Suprema. Sì, comunque ha scaricato tantissimi danni e nel frattempo con questa aggressione può addirittura Livin provare a un freeze, costretto Moto a bloccare questo freeze, addirittura rischiava addirittura di perderci la vita. Quindi qui Leniv ha giocato benissimo e comunque c'è la wave in push per lui, ottimo per gestire appunto questa fase di partita nel migliore dei modi. Vantaggio di Xid molto solido in questo momento. Sbalzata in aria Lissandra, ma Koiji non è riuscito a posizionarsi oltre proprio perché interrotto dall'avversaria. Vediamo come si stanno iniziando a concentrare verso la zona del drago. Sarà un primo drago infernale e per ora non interessati nessuna delle due squadre. Cortina fumogena, vediamo come Lissandra si sta riposizionando per aiutare il proprio alleato. Ecco. La serie interrotta, viene preso lo shutdown da parte di Asmodeo, che continua ora, prova a conquistare quell'uccisione. Koiji fa il miracolo. E qui per fortuna che è arrivato lui, perché lo scambio poteva essere non favorevole, ma qui nel frattempo aggressione così inferiore. Ora si va dritti verso Fede, gli ultimi autoattacchi, è questione di principio, la mareggiata costringe a rimanere un po' più indietro e ora a costo del dive bisogna andarlo a prendere. Ultimi autoattacchi e questo Berto conquista l'uccisione. E qui Xid riprendono in mano la partita, soprattutto perché gli FN avevano proprio preso quella kill, quello showdown importante proprio su Asmodeo. Ma ora Xid continuano a mantenere questo vantaggio solido, 4000 gold. Per l'FN è difficile, perché puoi aspettare il teamfight, ma non hai Nautilus, non hai Jarvan, non hai quei campioni ancora Wombo Combo, non hai quelli campioni da ingaggio frontale, hai dei campioni da Puck con un ingaggio poi successivo a quello a un ingaggio degli avversari. Qui rivediamo perché Asmodeo si è inserito perfettamente salvando il proprio compagno, flash perfetto di Gekko, ma qui Asmodeo non doveva rimanere, semplicemente doveva scappare. E a questo punto quello che non è stato visto dalla telecamera era proprio quello che è successo in corsia inferiore. Tiwaz ha provato in tutti i modi, ma Fede aveva pochissima vita e Berto sta iniziando a scaricare tanti danni, soprattutto perché ha già chiuso la tempesta impetuosa. E torniamo a noi in partita, perché rivedere questa kill fa capire il potenziale della combo Lucian Nami. Si va verso il drago infernale ed è un drago infernale che effettivamente può avere un ottimo spike, ma non capisco se lo stanno ancora facendo o se effettivamente hanno deciso di dropparlo. Vedo che effettivamente gli Xid conquistano il primo drago e sarà un drago infernale.
però vorrei parlare di un altro obiettivo che però non abbiamo tempo dopo. Lo sterminio viene utilizzato da parte di Berto e viene cercato in questo momento da parte di Gekko. Il primo a cadere sarà Karma e Berto conquista l'uccisione. Potrebbe arrivare ancora un altro scarico di danni da parte degli Exceed, ma non è sufficiente, non riesce nemmeno il messaggero della Landa a dare una testata. Hanno provato le FN a prendere comunque un ottimo obiettivo, il problema è stato proprio questo. Attenzione però l'Exceed, prova la gestione. Si trova il Koichi, abbatte Tiwaz e ora questa è la torre che dà un sacco di gold agli Exceed. Doveva cambiare qualcosa nella mentalità degli Exceed e c'è stato perché ora stanno facendo proprio il proprio gioco da blue side, aggredire gli avversari e bloccare proprio l'ottimo teamfight che potrebbero portare. A questo punto sarà difficile per l'FN recuperare, per quanto abbiamo visto proprio come è arrivato il messaggero, ma non l'hanno sfruttato proprio nel migliore dei modi. E quindi ora significa tantissimo per questi Exceed, FN che devono ricorrere praticamente alla ritirata, perché stanno tirando dritto questi Exceed. Allora, devo dire che effettivamente Koichi sta giocando Yone in modo funzionale, molto buono, non overestende, tranne una volta in cui però non è stato punito, quindi un Yone 2-0 ha assolutamente motivo di continuare ad essere scelto, perché dà la possibilità di riposizionarsi, scarica molti danni e non ci sta alla supremazia del range di una Lissandra. Lucian brillante. Stiamo assistendo a quella che è uno dei migliori gameplay finora di questo campione ed effettivamente funziona. Le ultime volte che l'avevamo visto non stava effettivamente dando il meglio che poteva. Sbaramento energetico, prova a scaricare qualche danno, però c'è lo sterminio, costringe la stasi e va a vedere come non trova la bolla stordente di Nami su Ezreal. Fede costretto praticamente ad utilizzare quel cronografo perché avrebbe dato ancora un'altra kill a un Lucian praticamente gigante. Giga credito? Prigione di ghiaccio, vai a cercare Gekko che muore per mano di Liniv. E ora guarda che cosa è costretto a fare Asmodeo, sta giocando sotto torre ed è una Lissandra, non ha quell'intenzione. Hai sicuramente una situazione tranquilla, ma per quanto? Sì, è un matchup difficile con Yone, ripeto, a questo punto avrei preferito Cassio. Ed è ora un Yone, Lama del Re rovina, che ha ancora la possibilità di o andare tank, anche se c'è una spada lunga, quindi a questo punto mi immagino sia una build un po' più standard per lui, ma semplicemente lo start è diverso. E finalmente gli Exceed possono aggredire il secondo messaggero della Landa per andarlo anche a buttare in corsia superiore, perché no, perché ce n'è la possibilità. Oppure aspettare il momento giusto in corsia centrale per buttare quella prima torre giù, perché potrebbe essere fondamentale aprire la mappa proprio partendo da quella midle. Corsia centrale, Yone sta ancora gestendo al meglio questa possibilità di riposizionarsi, va ad aggredire Asmodeus scaricando molti danni. Rashmo, bella fine per questa Lissandra! Mamma mia, Koichi sta giocando uno Yone incredibile. È molto un coin flip come campione, perché potrebbe anche semplicemente perdere la fase di corsia e diventa una partita in 4v5 avendo Yone. Ora però no, vediamo uno Yone in partita, uno Yone carico, ed ora continua a ripetere come le FN avranno difficoltà a recuperare, perché ok, c'è l'eco di Luden per Lissandra, ma a questo punto avrei preferito un Everfrost. Si va a fightare la prigione di ghiaccio, Koichi prende l'uccisione, ormai non è nemmeno una novità perché Koichi 4-0. Exceed che vogliono portarsi a casa la finale, Exceed che vogliono andare in fondo a questa serie. Sì, hanno completamente cambiato mentalità, portano pressione, rotazioni giuste. Exceed proprio tutti in questa corsia centrale, Gekko può essere aggredito. La mareggiata garantisce l'uccisione a Koichi, cade Gekko e ora si va verso quella Lissandra che non sa più come tenere le sue strutture. Si va alla seconda testata da parte del messaggero e si alza la ola di questi Exceed che stanno tirando dritto e siamo solo al minuto 16. Sta anche arrivando Lenin, nel frattempo Berto ha anche un'altra struttura. Si prendono tre strutture praticamente in un'azione, è stupendo per loro. Si scaricano molti danni, nel frattempo è costretto a interrompere il suo dash e riesce comunque a salvarsi. Mi piace vedere come stanno gestendo gli Exceed questa partita. Tutte le risorse sono nelle loro mani e riescono a mettere in difficoltà gli Away From Normal. Sembrava, se dicessimo questa frase letteralmente 6 mesi fa, sembrava fantascienza. Vero. Invece oggi è reale e vediamo che c'è il miglioramento, le squadre crescono.
questo è a tutti gli effetti uno snowball. Cioè Greaves che in questo matchup è costretto ad andare verso Succhiasangue. Attenzione, richiamo di Dio della Forgia, va ad aggredire questa Gwen e ora c'è anche Gekko dalla sua, potrebbe non avere molto più scampo e non conquista neanche nessuna risorsa. Gekko abbatte Gwen. Alla fine però comunque è un qualcosa che non va a portare tanto, perché va a dare all'Exceed comunque un altro Drake, quindi vai a dargli verso il 2-0, c'è lo sbarramento energetico ma non basta. E quindi drago per loro, 2-0, si va a aprire la mappa. A questo punto Hextech, come sappiamo, si va a buggare molto spesso il client, e difatti c'è il drago Hextech, e come guardiamo anche nel grafico del loro totale, Exceed in completo vantaggio e con le mani strette su questa partita. Stanno addirittura creando la seconda torre in corsia inferiore, hanno completo vantaggio, devono ora pian piano andare a mettere visione, aspettare le rotazioni giuste per andare anche per un possibile Baron fra un minuto e 40. La gold lead è decisamente dominata dagli Exceed, che si posizionano quasi nella loro totalità nella parte superiore della gold lead, come dicevi tu giustamente. E lo sterminiore è molto pericoloso, sono gli ultimi danni, non riesce a collezionare quell'uccisione, ma non si accontenta e usa il flash per abbattere Gekko. Pulitissimo Umberto, pulitissimo. Spero questa kill può essere fondamentale. Continua il fight. Lissandra è costretta ad ultare, ha flashato anche oltre, ma c'è Rashmon che non dà più spazio. Shield prende l'uccisione. E questa può essere una rotazione importante, perché possono andare verso la torre, possono andare verso il baron, c'è la torre anche in corsa sicura, ci sono tantissimi obiettivi da fare per questi Exceed e non stanno perdendo tempo. Vogliono andare verso quella torre, non c'è la wave, devono aspettare, ma sta arrivando anche Berto. Indietreggiano e a questo punto, avendo vantaggio, possono andare, ripeto, in corsa superiore, possono andare a impostare un baron, perché no? Quindi priorità in corsa centrale, in corsa superiore, per dare possibilità al support di mettere visione. Questa è la rotazione principale, appunto, di visione che vuoi avere quando sei in vantaggio, soprattutto in un vantaggio del genere, 7000 gold. E lo stanno facendo fruttare, assolutamente. Sta dando tantissime soddisfazioni. C'è anche da dire che se andiamo a vedere la gold lead, ci sono appunto 7000 unità d'oro di differenza, di 16 kill contro 3. 3 torri contro una. 2 draghi contro 0. Stanno giocando perfettamente questi Exceed e sono curiosa di vedere quale sarà l'anima di questa partita, perché darà una svolta diversa in base ai buff che verranno conquistati da chi porterà a casa l'anima. Farà una differenza dal punto di vista delle statistiche, e quando vai a parlare di late game iniziano ad essere sempre più essenziali. Si fighta nella parte superiore della mappa, la suprema di Sejuani connette su Moto che riesce a riposizionarsi, il ricamo fatale lo fa solo allontanare di più. Aggressione importante per fare cosa? Per mettere visione e per setappare il baron. Attenzione, Lenin rischia, Gekko scaricare danni, coperto anche da Karma, quindi entrambi non possono fare di più di questo. Però c'è comunque un Oglione che sta facendo i corsi inferiori con il TP, quindi questo può garantire proprio il movimento dell'Exceed verso questo baron. Non c'è visione, sarà bloccata appunto visione tramite quella pink fondamentale, potrebbe essere baron, infatti viene proprio aggredito in questo momento. Gli Exceed decidono di startare lo sbarramento energetico, non fa altro che dare ulteriore push al baron fatto dagli Exceed. Si stanno posizionando gli away from normal, provano forse a chiudere l'avversario, d'altra parte non ci sono così tanti danni da farlo in così tanta velocità, siamo ancora sopra i 6000 HP, ancora per poco, e potrebbero effettivamente provare a stilarlo, perché nel frattempo stanno arrivando gli altri membri degli away from normal. Arriva però l'infight, Moto sbaglia la ultimate, non riesce a conquistarla e ora riescono anche ad arginare gli avversari. Lissandra costretta alla suprema, prova a difendersi per quanto possibile ma è inchiodata nel Baron Pit, e infatti Berto prende l'uccisione, si va a continuare anche Leniv, uccide Fede e ora vita. Gli away from normal sono ancora più in difficoltà, ma c'è lo shutdown perfetto di Lissandra su Berto, che però non ha ancora dissuaso gli Exceed da fare questo Baron, e ora se lo devono contendere. Motocade e riescono a prendere il Baron gli Exceed. Mamma mia che pulizia, attenzione con però una rischia. Double kill e double crunch di Ezreal. Che carneficina stupenda, che fight bellissimo, ripercoperto fra double kill e double crunch. Qui ora gli Exceed hanno messo pieno controllo di questa partita, come in realtà avevano già la prima, quindi ora con questo barone possono andare a prendere le torri in corsa superiore che non sono ancora state aggredite. Andiamo però a rivedere i primi replay, che cosa è successo, perché c'è stato Primis Moto che ha sbagliato la ultimate, ma perlomeno ha bloccato gli avversari
tramite questo grande peccato, questo baro, Asmodeus inserisce, ok, ma comunque poi va a perdere la vita. C'è lo smite che non basta, almeno per recuperarsi un po' di vita. Berto che qui muore proprio in questo momento, prova ad inserirsi Gekko, bloccato però dall'ottimo ingaggio di Ryujin che avverrà nel replay proprio fra qualche secondo. Nel frattempo Moto che muore e poi è tutta storia, ragazzi, perché il Zid voglio portarsi a casa questa vittoria. Lo smite errato di Gekko, ma non poteva fare più di così. T-Watt ha fatto una buona double kill, ma non se ne è stato sufficiente a cambiare il gap che ci sta essendo tra i due team. Gli Xyd stanno facendo valere la loro crescita personale, la loro crescita come team e far vedere che riescono a fronteggiare gli Away From Normal. Questa è la prova evidente che questa sarà una serie estremamente interessante e si va verso le torri esterne alla base degli Away From Normal che ora dovranno difendere. Sterminio utilizzato porta Gekko a bassa vita e devono difendere per quanto possibile. Sì, devono provare a resistere, ma difficilmente basterà perché Koichi viene utilizzata la suprema. Koichi prende l'uccisione, abbatte T-Watt. Sid lascia pieno accesso alla torre in questo momento in corsia inferiore. Questa volta la ultimate di Ornn va a segno, ma non dissuade gli Xyd dal continuare questa marcia imperiale. E addirittura hanno ancora il barone, possono prendere quell'inibitore, prendere anche l'inibitore in corsia centrale per poi andare anche per... partita è un po' difficile, ma con il team fight giusto potrebbero, altrimenti c'è un Drake. Se vuoi essere più solido, più tranquillo, quella è la scelta, altrimenti essere aggressivo con un team fight ora può essere un'altra preso scelta. Preso fuori posizione in questo momento Koichi, decidono di girarsi gli Xyd e di crederci fino alla fine. Potrebbe cadere e cade per mano mamma di Gwen e Gekko. Asmodeo abbattuto da Lucian di Berto e questa Tave potrebbe essere ancora una volta più vicina alla partita. Double kill, double crunch di Leniv. Ed ora addirittura il TP di Leniv, vogliono prendere quell'inibitore. C'è ancora il barone nella parte di shield, questa può essere partita. Stanno prendendo la prima torre, cadrà anche la seconda. Effettivamente non posso rispondere. Gli Away From Normal si prendono tutto ciò che è loro. La mareggiata di Nami serve solo come cortesia a far allontanare il nemico, perché questi sono gli Xyd. Questi sono gli Xyd che ci portano al quarto game. Quarto game, Mental che va verso di loro. Questa partita è vinta dagli Xyd, come ho detto, partita fondamentale appunto per il momentum, per seguire quello che può essere un flusso positivo di pensieri e di giocate. Qui gli Xyd molto solidi anche a livello meccanico, proprio sono andati a riuscire a bloccare quello che vogliono fare gli FN. Gli FN hanno cambiato piano di gioco a livello di draft. A questo punto ritornerei nei passi della seconda partita che è andata molto bene e nella finale che abbiamo visto a Lucca, in cui hanno preso sempre Ornn, hanno preso sempre Jarvan, sempre quel tipo di composizioni, anche con una specie di combo combo che in questo caso non c'è, e quando non c'è gli FN capo e si è visto. Ci avviciniamo per gli Xyd a quello che potrebbe essere il match point. Il prossimo game li potrebbe vedere come vincitori ufficiali del circuito Tormenta 2022, a meno che gli Away From Normal non decidano di tirare fuori tutte le loro carte e difendersi con le unghie e con i denti da alzare questa coppa finale e portarsi anche ad un game 5. Iona ha scaricato una partita di anni incredibile, ma in realtà ce lo aspettavamo perché è stato sempre aggressivo non solo nel mid game, ma anche proprio in un matchup in cui Lissandra doveva poter gestire meglio Iona. Alla fine non è il matchup giusto, quindi quello è stato proprio il fulcro per la vittoria di Xyd, che sappiamo bene di porre il proprio mid lane del capitano. E quindi questo gioco si è comportato? Ha comportato che lui ha risorse, lui è confident e ovviamente tutti si appoggiano a lui anche a livello di scelte. E questo si è visto e difatti Xyd sono portati alla vittoria. Gli FN devono ricambiare ancora piano di gioco perché la prossima partita può essere quella decisiva, non si può più sbagliare. Sì, siamo arrivati verso la fine di questa serie, che può essere questa partita, massimo un'altra di più, non si può più sbagliare. Ed effettivamente possiamo dire che siamo arrivati ad un match point a favore degli Xyd. Xyd, che sembravano essere gli eterni secondi, potrebbero conquistare oggi effettivamente il loro primo posto. La serie più importante, fra l'altro, proprio nella partita che ti va a dare il primo posto, di vincere il torneo. Esattamente, e questo ha più valore di tante altre vittorie, ma ha un sapore diverso. E posso dire che
abbiamo visto un cambiamento di atteggiamento da parte degli Exceed anche per la scelta della corsia inferiore. Sì. Non è stato più optato per Varus. Finalmente. Si è andato per qualcosa di totalmente diverso che oggi non avevamo visto con Lucian Nami e ci ha dato così tanta soddisfazione. Ma nel frattempo noi diamo la parola a Daniela dal palco. Mi tieni a visto che cos'è? È il momento in cui Lenovo ha scelto di premiarmi. Come? Facendo una giornata. Che cos'è? Un uomo di voi girerà tra il pubblico, si fermerà e a un certo punto uno di voi avrà la fortuna di vincere dei gadget facendo la, come dire, liberando la propria arma. L'occhio di bue e via, vediamo chi sarà il fortunato vincitore di questo primo gadget. E 3, 2, 1 e stop! Sei la fortunata, come ti chiami? Kim? Ah, Emma, scusa. Emma è qui con noi, mi sa che tu stai accompagnando qualcuno anche, vero? Non sei da sola, quindi potresti anche condividere il gadget che potresti vincere esultando anche per la persona con cui sei. Pronta al mio 3, l'esultanza più grande che puoi fare, libera la tua anima selvaggia. 3, 2, 1, via! Brava, un applauso per Emma! E adesso continuiamo! Ovviamente tutti voi potrete poi, cioè chi ha partecipato e è riuscito a guadagnarsi il gadget può ritirarlo presso la nostra hostess che si trova di fianco al caster desk e facciamo partire l'occhio di bue! Vediamo dove va, vediamo un pochino e stop! Lui, esatto, proprio tu che ti stavi stropicciando gli... Sì, no, tu guarda con il sorriso felicissimo, non vedevi l'ora. Come ti chiami? Luca. Allora, Luca, sei pronto? Allora, l'esultanza, puoi anche prendere in prestito i tuoi vicini. Esatto. Siamo pronti? 3, 2, 1, vai! Però così no. In piedi, 3, 2, 1, vai! Bravissimo Luca, un applauso anche a te che potrai ritirare il tuo gadget presso lo stand di fianco al caster desk. E adesso andiamo, io vorrei andare anche in fondo, guarda lì, c'è tutto il pubblico, fatemi sentire da quella parte, eccoli là, andiamo di là, vediamo chi è il fortunato proprio su negli spalti, vediamo un po', e stop! Si è fermato lì, siete fortunati! Come ti chiami? Marco, siete pronti insieme? Avete vinto? Avete visto l'ultimo match? Trasmetteteci quello che avete provato. 3, 2, 1. Grandissimi, questo è il modo giusto. Anche voi potete andare di là poi a recuperare il vostro gadget l'ultima volta. No, vabbè. Prego, vorrei un occhio di bue da questa parte. Li ho già visti. E vediamo se mi vede là a sinistra. Abbiamo quattro soggetti meravigliosi. Un po' più giù, un po' più alla mia sinistra. E attenzione, eccoli! Allora ragazzi, liberate la vostra anima selvaggia. Al mio 3 vi voglio in piedi scatenati. 3, 2, 1, via! Meravigliosi, bravissimi! Anche per voi con la Legion Savage Cam potete recuperare poi i gadget di Lenovo. Io vi saluto, torniamo qui tra pochissimo, non ci lasciate, ci vediamo